Sì, eccellenza, giovedì alla stessa ora. Un po' prima, avvocato. Anche prima, eccellenza, riferisco. Avvocato Vacagnino, caro collega. Complimenti per il suo articolo, presidente. Grazie, avvocato, molto gentile. L'etica del diritto è messa a nudo come l'anima di un bambino. In che senso? Unico. Lei è unico quando tratta certi argomenti. Ma... Buongiorno, maestro. Carissimo. Ciao, Vacagnino. Addio, Sant'Angelo. Anche questa è fatta, giovedì me la manda in decisione. E tu che cosa hai deciso, resti? Annalì, è sabato, domani è domenica, che le racconto? Mi avevi promesso che questa volta ti saresti trattenuto 2 giorni. Speravo, il maschio propone, la professione dispone. La prossima però, una mattina col presidente e 2 notti con te. Ma che siamo ancora fermi e parti, no? Hai voglia di ricominciare? Sì, zozzona. Ma scalzone, non ti è bastato stanotte, stamattina? È superante, sono, dopo il pasto ho più fame che pria. Salvatore, vuoi che andiamo a casa e prendi l'aereo delle 8? Non mi tentare, lo sai che non posso. Devo parlarti di tante cose. Di soldi? Anche di quelli. Pensa a guidare, non ti distrarre. Salvatore, ti volevo dire... Non mi dire niente, Annalì, questa è una strada difficile, devi correre. Perdo l'aereo. Attenzione, prego. Ultima chiamata per il volo Alitalia numero 64. Arrivederci, tesoro. A presto. Volevo dirti una cosa. Che cosa? I soldi te li ho dati. A chi pensa ai soldi? Signore. Sì. È una cosa importante. Se è veramente importante, dimmela. Signore. Vai, te la dirò quando torni. Sì. Giovedì, quando torni è meglio. Signore. Eccomi. Barbiere. Luigi, non viene qua, non dare fastidio al signore. Lo lasci fare, signore, è così carino. Anni ha? 4. Hai visto che è fatta, signore? Barbiere. Ah, mi fa disperare. E si disperi, signora.
L'ha detto con tanta gioia, eh? Basta, basta, barbiere, che dobbiamo scendere. Ciao, Luigino, arrivederla, signora. Salve, capo. Che fa caldo a Roma? Come qua, presta poco. Avvocato, che legge, roba de cosce? No, è roba da liceali. Quella che ha visto è la materia, questo è lo spirito. La coscienza e l'anima, bussatevi, sarà aperto, risponde padre Lucchesini. Domande di donne, risposte di un sacerdote. Problemi dello spirito, risposte cristiane. Quasi una confessione. Però, a leggerle, è come spiare dal buco della serratura l'intimità di donne sconosciute. Un godimento sottile, raffinato. Tutto questo c'è? Sentite, è una rubrica che odora tutta di sesso. Perché le donne nascondono sotto la coltre isterica dei loro problemi spirituali i fatti più concreti e più sani del sesso. Beh sì, ma sembra roba di cosce, eh? Eh già, in fondo. Arrivederla, avvocato. La lascio al suo buco. Che buco? Quello della serratura. Minchia. Minchia! Ehi, mare! Mare! Il mare è la gioia del mio cuore! Il mare, anche qui il mare. Signorino, mare sei tu, che stanotte mi inviti a danzar. La 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 la. Il mare, sempre mare da casa mia. Ma mare, 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 sì sì, con la 500 rossa di papà, con la 500 di papà, sì sì, sì sì. Rita Passalacqua in Vaccagnino, di anni 29, felicemente coniugata, in virtù del fatto straprovatissimo che da tutte le finestre della nostra casa si vede il mare, ma e nient'altro che il mare. Vi assolvo per non aver commesso il fatto. Salvatore, che ti senti male? Mai stato così bene in vita mia. Attento, il caffè. Il caffè salvo. Vai, salva la tazzina. Rita, 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 Rita mia. Ma che cos'hai? Che ti ha preso oggi? Ho bisogno di averti vicino, di sentirti soltanto mia. E di chi vuoi che sia? Oh, ma non c'è niente sotto. E che ci devo avere? Senza reggi? Rita. Salvatore. Mi hai gelato. Che dovevo fare? Tu niente, non sei capace. Potevi lasciare fare a me. Ma così, di giorno. Ma che devo fare? I preparativi, Rita. Vedo questo papà di petto che con una sola poppata manderebbe tre bambini a fare soldato. Scusa se ho parlato di bambini. Lo sai che ti voglio bene. Anche se non me ne puoi dare. Eh? Aspetta un momento. Questa che cos'è? Una rivista. Leggi. Leggi qua. T'hanno fatto commendatore. Ma che se ne strafotte da qua lo leggo io. Così me lo gusto un'altra volta. Padre Lucchesini, stimatissimo, sono una donna sposata in un piccolo paese della Sicilia. Madda. Madda, il nostro paese. Protocalco di Milano. Ma di chi si tratta? Minchia. L'ho detto prima io. Amo mio marito, l'altro è un bravissimo uomo innamorato di me e fedele.
Ma tempo fa l'inferno si è scatenato nel mio sangue e nella mia anima. Un mezzo parente di cui non oso più pronunciare il nome, d'improvviso mi apparve come l'essere sognato e desiderato negli anni giovanili. Ho tentato in ogni modo di scacciare da me l'immagine peccaminosa. Mi sono imposta di vergognarmi, di rientrare in me stessa. Tutto è stato inutile. Mi ero ridotta a uno straccio, padre stimatissimo, ed ogni qualvolta dalla mia finestra lo vedevo passare in banca, o lo scorgevo in chiesa, la domenica, alla messa di mezzogiorno, mi sentivo andare in fiamme. Non ho resistito, padre, e ho ceduto alla terribile e meravigliosa tentazione di darmi una sola volta a quell'uomo. Ora tutto è finito. So che si è trattato di un momento di debolezza, di una piccola infatuazione. Amo mio marito più di prima, ma soffro per averlo ingannato. Ci sono momenti in cui sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Il confessore mi ha detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito è intatto, debbo tacere. Lei, padre Lucchesini, quale consiglio può darmi? Che devo fare? Mi firmo? Mi firmo un caso di coscienza, perché, come comprenderà, non posso mettere il nome. Grandissima bottana! E di conseguenza il marito è cornuto. Mi prego, signori, due risate ce le faremo dopo, a casa. C'è la risposta del prete. Ho letto più volte la sua lettera, cara signora, e sono rimasto molto perplesso. Ammiro e lodo l'impulso della sua coscienza a confessare il tradimento alla persona che ne è stata vittima, ma se questa persona ne è ignara, la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine. Tacere, dunque? Ma questo tacere, come lei dice, fa soffrire a lungo la sua coscienza. E allora la prego di lasciarmi riflettere. Le risponderò in uno dei prossimi numeri o le scriverò privatamente se vorrà mandarmi l'indirizzo non suo, ma di una persona è fidata. E Dio mi perdonerà questo sotterfugio che le suggerisco e a cui ricorro per salvare dalla pena la sua anima e forse per salvare una famiglia. Ah, stupidaggine. Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto, sono tutte inventate. È vero, è vero. Ha ragione Serpieri. Pur di far soldi questi giornalisti fottuti. Barone, questo è un prete. Un prete fottuto. No, essendo scapolo non sono parte interessata. E quindi mi ritengo più obiettivo di voi. Posso ammettere che i giornali inventino delle lettere, ma supporre che un sacerdote possa inventare una storia di corna con relativo caso di coscienza mi sembra perlomeno irriverente. A lei che un baciapile. Può darsi. Ma lei che le pile non le bacia, mi sa dire perché il degno sacerdote avrebbe scelto il nome di un paese della Sicilia, un paese esistente, il nostro, Maddà. È proprio qui casca l'asino. Perché scegliere un paese piccolo come Maddà, dove tutto prima o poi si viene a scoprire? Avrebbe potuto mettere Roma, Torino, Milano, una metropoli, dove tutto sfugge, si perde. Si è inventato Maddà senza sapere che esisteva. Certo, quando uno inventa, inventa. Secondo me anche questo padre Lucchesini è inventato. E la fotografia? Chi è il correttore di bozze travestito da prete? Avvocato, mi sbaglio? O lei ci guazza come un'anatra nello stagno? Io ci guazzo. Lungi da me guazzarci, giudice egregio. E non ci guazza, no. Nessuno al momento può dire di quest'erba non ne mangio. Anche perché qui le corna stanno ronzando come mosche e non sappiamo su quale testa si poseranno. Perito Pozzi, ragionier Nicasio, vi prego di non abusare del vostro stato di celibi per infierire. Lo scandalo investe il paese e quindi tutti noi. Me per primo, benché vedovo, quale presidente di questo circolo e prosindaco di Maddà. Insomma, professore Falpalà, voi tre vi siete fatte fuori con l'accuso e adesso volete per forza la testa di uno di noi? Non ci resta che fare la conta. Barone, prendetevelo a ridere, come faccio io. Ma che ridere? Queste non sono cose da ridere, sa? No, per carità, farmacista, non facciamone una tragedia. No, Serpieri, non sono d'accordo. Bisogna andare a fondo, individuare la donna. Cerce la fame, la condizio sine qua non per allontanare il sospetto da ogni moglie. Perché il sospetto rode, signori. Rode. Lei che ne pensa, giudice? Entrando nel merito della lettera, io non esprimo opinioni sulla sua veridicità o invenzione. Perché può essere l'una o l'altra. Se la crediamo falsa, punto e basta. Tanto vale cambiare argomento.
A caso contrario, bisogna considerarla come la prova di un vero e proprio delitto. Giusto. Esatto. Siamo quindi in una fase, diciamo pure, istruttoria, che meglio di me può svolgere il nostro presidente. Signori, come la consideriamo? Vera! Vera! È vera, purtroppo. Considerandola vera, ci troviamo alle prese con un giallo. Un bel giallo, non c'è che dire. E allora cerchiamo di vederci chiaro mettendo a nudo il personaggio, che dalla lettura dell'avvocato Vacagnino ritengo di aver già inquadrato e messo a punto. Dunque, si tratta di una signora borghese con titolo di studio medio, come risulta dalla forma e dal contenuto della lettera. Religiosa in superficie, come di regola sono le donne. Forse senza figli, perché non ne parla. Ma può anche averne e non parlarne per pudore. Età è incerta, ma direi dai 25 ai 40 anni, con fantasia e lussuria da donna potenzialmente disonesta. Bravo, professore! Lei ha fatto un ritratto che va bene a tutte le donne del paese. Meglio così. Perché mettere la croce sulle spalle di una povera donna che è caduta, d'accordo, ma si è pentita pubblicamente, ama il marito più di prima e si dichiara pronta a confessare. La vogliamo finire di fare i siciliani? La vogliamo finire di considerare le cosiddette corna come una sciagura nazionale? Vogliamo o non vogliamo metterci al passo con i tempi? Perché, geometra, secondo lei, i tempi obbligano gli uomini ad essere contenti di portare le corna? Chi vuole essere lieto sia. Sì, perito Pozzi, sono lieto di pensarla così. I 3 anni passati a Torino mi hanno insegnato che in una civile convivenza umana non c'è più posto per le fisime delle gelosie. Bravo, bravissimo, ben detto. Lei ha tutta la mia stima. Anche la mia. Professore, vuole proseguire? Dunque, consideriamo ora i punti focali di questo caso di coscienza. Primo, il complice. Nella lettera viene definito come mezzo parente. Che vuol dire mezzo parente? Consanguineo. Non direi. La parola mezzo esclude il rapporto incestuoso. Fa pensare ad un parente acquisito, non so, un cognato, un cugino di secondo o terzo grado. Un parente di un parente che a noi non ci viene niente. Appunto. Secondo, la chiesa. La donna scrive che lo vedeva in chiesa tutte le domeniche alla messa di mezzogiorno. Un bel coraggio con la gente così. Disgraziato, pure in chiesa la concupiva. Ma lasciamo andare dove la concupiva. Terzo punto, la rivista illustrata. Lady Signora, mi pare. Arriva questa stamada. E se arriva, chi la compra? Chi è abbonato? Mai vista. Mai sentita nominare. Lei, avvocato, dove l'ha presa? In treno. Dimenticata dal destino crudele. Quarto ed ultimo punto. La banca. Eccolo! L'unico punto veramente focale di tutto il giallo. La banca. La donna scrive che la voglia le seguiva quando dalla finestra di casa lo vedeva passare in banca. Da qui a Maddà, amici carissimi, di banche ce n'è una sola. La filiale della Banca Agricola. Sul corso. Dove abitiamo buona parte di noi. E con questo? Non capisco. Che intende dire? Io niente. A Roma dicono è evidente e salta all'occhio. Le 8. Scusatemi, ma devo scappare. Mia moglie mi sta aspettando per la cena. Buona domenica a tutti. Addio, Nicola. Ma l'avvocato dove abita? Al corso pure lui, vicino alla banca. Scusate. Dimenticavo di dirvi che dalle finestre di casa mia si vede solamente il mare. Tanto mare. Tutto mare. Buonanotte. Dormono? Sì, dormono. Sei stanco? Un poco. Ho visitato 25 mutuati e il conte l'ha ferita in campagna. La solita ernia strozzata. Siediti. È pronto.
Pronto, avvocato? Sono il dottor Militello, mi scusi se la disturbo. Volevo chiederle, mi presterebbe domani quella rivista? Lady signora, mi pare. Volevo leggere la lettera di quella donna sposata. Appunto, un caso di coscienza. Buttana della miseria, si vede? Si vede buttanissima della miseria? E butti un binocolo! Ancora vestito? A che hai fatto tutto questo tempo? Qualcosa ho fatto. Ti senti poco bene? Ma no, la farmacia. Quel tuo mezzo parente che mi hai fatto assumere come commesso non funziona. Ti dispiace se lo licenzio? Mi dispiace per mia cugina Rosa, ma se non funziona. Ah. Senti un po', Lola. 2 anni fa, di questi tempi, ci venne a trovare un tuo mezzo parente di Catania. E che ce l'hai con i miei mezzi parenti stasera? Era figlio di tuo cugino, mi pare. Sì, è un amoroso. E tu come lo sai? Vincenzino Amoroso si chiama, come tutti i miei cugini paterni. Ah, mi pareva. Scendi più giù. Così. Brava, così. A Caltanissetta, un uomo ha ammazzato la moglie che gli faceva le corna con un mezzo parente. L'ha ammazzato? E poi ha bruciato il cadavere. Oh, poveretta. Che poveretta? Che poveretta! C'è una disonesta di meno. È un cornuto di più. Pronto? Pronto? Pronto! Perché ti arrabbi? Hanno sbagliato numero. L'hanno indovinata invece. Non gli è piaciuta la mia voce. Il piatto. Abbiamo un ospite. Un ospite? Sì, sta arrivando. E me lo dici adesso? Io sono vestita così. Volevi farti bella? Presentabile. Non c'è bisogno che ti presenti, lo conosci già. È un tuo mezzo parente. Chi è? Non lo so ancora, ma lo saprò. Non capisco. Ma allora come l'hai invitato? Si è invitato da solo. Sta lì e starà sempre lì, a pranzo e a cena, tra me e te. E ce lo guarderemo quel posto, lo guarderai! Per un mese, per un anno. E la tua coscienza, se è vero che ne hai una, finirà col gridarlo il suo nome. Ho capito. Siamo alle solite. Un'altra storia. Prima i miei alunni della quinta erano troppo grandi e ho dovuto chiedere al provveditore di darmi la seconda. I vestiti troppo attillati, niente parrucchiere, niente amicizie. E la paura di affacciarmi persino al balcone. Adesso il fantasma del mezzo parente a tavola. Gaetano, sei pazzo e non ce ne siamo accorti. Ah sì? Vieni allora. No, non sono pazzo. Non ti butto dal balcone, vieni. Vieni! Che si vede? Dillo. Si vede la gente, la strada. E là, di fronte? Il barone Favara. E che c'ha di sotto il barone Favara? Non ti rispondo. La banca di sotto, la banca! Ce l'ho proprio di sotto.
Maria Do, ne hai per molto? Hai il tuo bagno. Voglio mia moglie, non il bagno. Quale moglie? Serva di lordo sono. Dalla mattina alla sera sbatto in questa casa che è più grande del municipio. E Rosa e Aitina, che fanno? Si grattano? Alle 6 del mattino si partono dalla campagna per venire a pulire. Me le sbatto. Sono vecchie e decrepite, gli devo andare dietro tutto il giorno per rifare tutto. Buona questa. Sei stata tu che le hai volute vecchie. Ma se hai cambiato idea, domani stesso ti faccio arrivare da Catania due cameriere giovani. Forzute, gli è tutto fare. No, no. Cameriere giovane è tutto fare, carincia, non ne venono. Faresti come hai fatto con me. Bella la mia gelosona. Non aver paura. Non ti cambio con nessuna. Sei l'unica. Mi sei entrata nel sangue. E ti ho fatto diventare baronessa. Sì, baronessa fuori, non a casa. E leva questa perché? Mano. Perché? Sono tuo marito. Ho diritto. E sempre con le mani sotto, sempre così. Mi fai sentire quella che ero, una serva. Sì, così mi piace, come eri prima, serva. Sempre pronta per il tuo padrone. Lasciami, stasera non voglio. Voglio, non voglio, voglio. No, no, così non voglio. Te la faccio vedere io la voglia. Sono un diavolo a letto, un toro. Sì, una bestia sei. E lasciami. Sono malata, ho il tumore. Sì, nella testa ce l'hai il tumore, nel cervello. Nella pancia ce l'ho, disgraziato. Ho un tumore nella pancia. Dopo, il tumore te lo do io. Pronto? 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 Anche il barone è nervosetto, eh? Sei proprio un bambino. Che gusto ci provi a tormentare la gente? Quelli sono cattivi, pettegoli. Dicono corna di tutti, però una volta devono pensare alle proprie. Che fai, ricominci? Non ho ancora finito, manca l'ultimo. Volevo lasciarlo fuori perché è l'unico che si fa i fatti suoi. Ha una moglie degna del massimo rispetto. Allora lascialo in pace. No, sorrideva troppo. E mi guardava con gli occhi da gatto mammone. Giudice Zarbo, pronto? Pronto? Ciao, Lele. Come mai non sei rimasto in campagna? Domani battezzano il figlio di mio cugino e vogliono che ci metta la mano. Ah, sì? Fortuna che ti ho visto, altrimenti domani sarei venuto alla Rocca per firmare il solito contrattino. Ma è già fatto. Quest'anno non ti posso fare lo stesso prezzo, le arance sono salite. E a me allora? Non è salita la carta, le cassette, i chiodi. Fare l'esportatore di agrumi oggi è diventato un lusso. Prova a fare il coltivatore e te ne accorgerai. È inutile che piangi, tanto io te le pago come l'anno scorso. 12 milioni. 14. 12 no, no. E il trasporto a carico mio. Siamo parenti, no? E va bene, va.
Allora, affare fatto. Perfetto. Domani ci vediamo al bar, dopo la messa di mezzogiorno. Ti porto la caparra. Va bene, domani al bar. Salutami Sandrina. La saluti tu stesso. Sta scendendo perché andiamo a cena dal pirata. Aspetta un minuto, le farà piacere. Conosco il minuto delle donne. Poi, guarda in che stato sono. 80 chilometri di fuoristrada. Dille che sono un cafone. A domani. Ciao. A domani, Nunzio. Ciao. Prego, signora Solti. Allegro sei? Ho fatto un affare. Ah. Avanti, che affare hai fatto? Stai morendo dalla voglia di dirmelo. Ho incontrato Nunzio. Oh, bell'affare. Vale 2 milioni questo incontro. Pensa, gli ho strappato le arance allo stesso prezzo dell'anno scorso. Ma solo Nunzio ha le arance? No, però i suoi giardini sono i migliori della zona. Arance bellissime, tutte da esportare. Quando è così potevi dargli il prezzo che voleva. Non mi piace che approfitti di un parente. Ah no? Allora a che servono i parenti? Prima di leggervi il Santo Vangelo, voglio ringraziarvi per il magnifico spettacolo che mi offrite oggi in questa chiesa. È piena, non c'è un posto in piedi, come al cinematografo. Parlo naturalmente dei notabili, dei maggiorenti del paese, di coloro che di solito si affacciano qui soltanto per i matrimoni e per i funerali. Forse la grazia di Dio è scesa su Maddà? Signore, perdonatemi, ma non ci credo. La verità, secondo me, è un'altra, ma non voglio presumere. Siate lo stesso i benvenuti nella casa di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Santo Vangelo secondo Giovanni. Quindi Gesù andò al Monte degli Olivi e all'alba venne di nuovo al Tempio e tutto il popolo accorse a lui e sedutosi l'ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna colta in adulterio. Messala in mezzo gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato che queste tali siano lapidate. Altri tempi. E Gesù rispose: Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Se scaglia questa pietra a Maddà, la faremo scagliare. Ma coloro, udito ciò, uno dopo l'altro se ne andarono e rimasero solo Gesù con la donna. E Gesù le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condannerò. Va, ed ora in poi non peccare più. Questa parabola non ha bisogno di commento. In virtù della parola di Dio, siano cancellati i vostri peccati. Tutti felici oggi, adulteri e cornuti. Ma che dici? Don Gualtiero gli ha concesso l'amnistia religiosa. Avete sbagliato. Il diplomatico doveva fare. Ma per stasera. Quello? Il mio vestito è pronto. Stia tranquilla, signora baronessa. Mi ha fatto l'onore di invitarmi alla festa. Gliele metterò addosso io stessa. Stasera la festa della baronessa. No, ha fatto lo strappo per me perché sono io la titolare, la sua parrucchiera. Ma io sono... E statti muto. Se vuoi farlo sapere a tutti, mettiti sul polvito come Don Gualtiero. Che guardi? Che guardi? Che guardi? Io. Sì, ma non guardare. Che guardi? Segui la messa. Ah,
Allora è vero, botta e risposta. Tu che hai creato tutte le cose per mezzo di lui, tua parola vivente, e lo hai mandato a noi salvatore e redentore, fatto uomo. Non volevo crederci, ma non c'è dubbio che è stato un segnale. Altro che caso di coscienza. Se le intendono più di prima. Il Dio che vive e regna. Senti un po', a Don Gualtiero, da parte di tua madre, non ti è mezzo parente? Certo che lo è. Cugini di terzo grado siamo. Dove vai? A fare la comunione. Ti fai la comunione pure tu? Io me la squaglio, un appuntamento. Mi tolga una curiosità, avvocato. A che cosa le servono questi elenchi di parentele? Roba di eredità. E chi è morto, qualche zio d'America? A quanti sono 100 lire a testa ci toccano? Perché, quanti sono? Finisco di battere e ce lo dico. Per il suo disturbo. Una domenica ci ho perso. Tra consanguini acquisiti e collaterali, 736, più di 70 mezzi parenti a testa. Un mare di corna. Ancora non ho capito perché il barone ci ha invitati in villa. Festeggia i 5 anni di matrimonio, il primo lustro. Dopo 5 anni di matrimonio, una lustratina alle corna ci voleva. Nicasio? Le proibisco. In questa casa onorata ci sono anche le nostre mogli. Veramente, sua moglie non la vedo. Ogni tanto purtroppo risente ancora di quel vecchio incidente d'auto ed è rimasta a letto. Sola? Come sarebbe? No, dico, mentre qui tutti si divertono, la sua gentile signora, poverina, è rimasta a casa sola. No, sola no, mai. C'è sempre la cameriera, che non la lascia un minuto. Ah. Nunzio, dove vai? Me la squaglio da giardino. Ti sei già annoiato? No, ma domani devo andare in campagna e mi devo alzare presto. Ciao, cugino. Ciao, Nunzio. Siete parenti? Sì, strettissimi, quasi carnali. Don
Donna Rosaria mi permette questo ballo? Grazie, Perito. È un ballo troppo agitato per me. Sarà per un'altra volta. Lei mi permette che... No, Pozzi, grazie. Su, Adriana, balla. Oh! Ha sentito? Abbiamo anche l'autorizzazione di suo marito? No, non mi sento, grazie. Sarà per un'altra volta. Lei per... No, Perito, io con lei non ci ballo. Sarà per un'altra volta. Povero Pozzi, ci è rimasto male. Potevi farlo contento, no? Lo sai, caro, che ballo solo con te. Musica! Prego le gentili signore e gli amici di accomodarsi in giardino. Prego. Signori, siamo qui riuniti per festeggiare i primi 5 anni di dolce prigionia. Bacio, bacio! Oh, reverendo, grazie! Mi compiaccio, oh no. Grazie! Oh, signora, mio caro! Whisky, per favore. Elegante, mio cugino. Che cugino? Gualtiero. Non Gualtiero, senza tonica. Si è messo il clergyman, l'abito che è talare e non talare. Tu sei tutto... Religioso sono. Anche troppo. E così il cuginetto si veste alla moda, fuma, beve. E che c'è di male? Uomini come tutti gli altri sono, io per me li farei sposare. Ci manca solo che fottono. Branca. Ah, ecco, bravo! Gradisce? Altro che. Sì, grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. No, mangia questo. Perché? È uguale alla mia. È più dolce, è di lele tuo. Scusi, reverendo, ce l'ha una sigaretta da darmi? Si immagini. Forse non sono le sue. Grazie, vanno benissimo. Grazie. Scusi, don Gualtiero. Stamattina col Vangelo, non volendo, lei ha messo il dito sulla piaga, eh? Volendo, geometra, volendo. Allora lei sa del vespaio che ha suscitato il caso di coscienza di quella povera donna? Un buon parroco sa sempre tutto, e spesso prima degli altri. Prima può saperlo solo per confessione. La prego, non vada oltre le mie intenzioni. Mi fermo. Solo volevo dirle che qui si sta maturando una tragedia. Sospetti, indagini, pettegolezzi. Il primo che si sente la testa pesante spara. E ci può andare di mezzo un innocente. Sì, lo so. Ma più che parlare dal pulpito, che altro posso fare? Lei niente, io però sono al di fuori della mischia. Mi sono formato a nord, a Torino. Ho superato queste assurde questioni d'onore. Se lei sa... Che cosa? Che la persona, diciamo, per loro incriminata non appartiene a questa cerchia di amici, io potrei adoperarmi, tranquillizzarmi. Geometra, ammesso che io sappia... Mi sbaglio o mi sta chiedendo il segreto della confessione? Non Gualtiero, che fa? Si formalizza per una volta. Eh già, per una volta. C'è molta gente, glielo dico in un orecchio. Don Gualtiero, che fa? Io mi adopero e lei mi manda a fanculo. Buonasera.
Buonasera, avvocato. Caro geometra. Osegui, signore. Buonasera. Che cos'è? L'elenco dei suoi mezzi parenti. Buonasera. 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 Barone. Auguri, Maria Donna. Chiedo scusa per il ritardo, per farmi perdonarvi, congratulo due volte. Grazie, grazie. L'importante è che siate qui con noi. Mi sono permesso di portarle un pensierino. Non doveva? Perché disturbarsi? È stato un piacere. Una poesia? Lo metto in tasca, se lo legga con comodo. Vogliate scusarci se ci allontaniamo un momento? Mia moglie ed io telefoniamo un salutino alla mamma. Ma non è morta la baronessa madre? Da 10 anni. Telefoneranno alla suocera. Ah, Solfi. Questo è per lei. Che cos'è? L'elenco dei suoi mezzi parenti, 46. Che è questa storia della telefonata a mia madre se non l'hai mai voluto mettere il telefono? Per restare solo con te. Mi piace. Mi piace con questa scollatura. E lasciami! Ci sono gli invitati. Ti voglio. C'è gente. Ti voglio prendere qui, sulle scale. No, porco, lasciami! Provocante sei. Provocante. I capelli. Dopo ti metterò un'altra volta. E ti cambio il vestito. Lasciami, no, lasciami. Sono malata. Ho il tumore. No. Lasciami. Per lei, giudice. Per me? E questo è il suo. Ma che? Un vademecum, un memorandum, faccia lei. No, grazie. Ah, bellissima festa, eh? Riuscita. Il barone ci sa fare. Anche Maria Doe è tanto brava. È proprio cambiata. È diventata una vera signora. Quello che conta non è la nascita, ma l'animo. In tanta festa si è ricordata anche dei poveri della parrocchia. Come ti sei fatto grande. Ma sei proprio tu. Crescono, avvocato, crescono. Sei diventato un giovanotto, eh? E dov'è papà che non l'ho visto? Avvocato, sono qui. No. Signore, che l'avevo preso per Vincenzo. Il figlio di sua cugina La Pergola. Uguale, preciso. La stessa faccia. Pardon, scusate se vi rubo un momento il dottore. Permesso, signore. Cosa c'è? Dottore, una cosa personalissima. Mia moglie, lei la conosce, è il nostro medico. Ah, ecco. Da un po' di tempo a questa parte si è messa in testa un'altra fisima. E addirittura. Il tumore. Oh. Sì, sì. No. Ora si sente un dolore qua. Ora si sente un dolore là. Lei, dottore, sa meglio di me che quasi sempre è un reumatismo o un fatto nervoso. Beh, Maria Dossi è fissata di avere un tumore nella pancia. Io lascerei correre perché so che non è niente. Il guaio è che si rifiuta di adempiere agli obblighi coniugali. Appena la tocco, urla, strilla. E io come faccio? Modestamente esuberante sono. Quotidiano, come il messaggero. Ora lei la deve visitare e le deve levare questa fisima dalla testa, a suo comodo. Ma riservatamente, per carità, eh? Riservatissimamente. Sì, certo, certo. È necessario che la visiti, però, non fosse altro che per tranquillizzarla. Me la porti in studio. Grazie, dottore, grazie. Beviamoci sopra. Mi scusi, dottore, me ne ero dimenticato. Di che si tratta? Della lista dei suoi mezzi parenti. Avvocato, lei ci deve spiegare il perché di questa sua indagine anagrafica. Già. Ce lo dica. Solo per saperlo. Ve lo spiego subito. Pensavo che come me avreste voluto vederci chiaro in questa faccenda. La lettera di quella donna parla di un mezzo parente. E attraverso queste liste possiamo constatare quanti mezzi parenti ha ognuno di noi. Un'infinità. E questi mezzi parenti hanno altri mezzi parenti. Allora la cosa si allarga, investe tutto il paese. Per questo l'ho fatto. Prendiamo Pozzi, per esempio. Lei, perito, lo sapeva che è sulla lista di tutti. Io? Lei. Parente lontano, lontanissimo, ma lo è. E non lo sapeva. E non lo sapevamo nemmeno noi. E chissà quanti altri mezzi parenti avrà. Ah, sì? E come posso fare per saperlo? Si faccia compilare un elenco. E lei, avvocato, se l'è fatto compilare l'elenco? Per primo, giudice egregio. Anche se, come già dissi al circolo, da casa mia la banca non si vede. Mare. Si vede mare da tutte le finestre. Ma allora, se lei si ritira fuori causa, perché si fa prudere il sederino? Mi meraviglio che non se lo faccia prudere anche lei. In paese c'è una puttana di rango e noi dobbiamo scoprirla. Per evitare che questa signora entri nella cerchia delle nostre mogli, che mare o banca sono senz'altro tutte fuori causa.
Giusto, giustissimo. Ben detto. Bravo, avvocato. Quando è così bisogna passare subito all'azione. Quante copie della famigerata rivista arrivano a Madà? Chi le compra? Ci possono essere degli abbonati. Anche questo è vero. Allora la prima indagine, secondo me, dobbiamo farla all'edicola. Bacio le mani, avvocato. Addio, dottore. Vada, professore, vada. Solo? Lei è vedovo, io ho moglie. Non vedo la relazione. La vedo io. Se si viene a sapere che mi interessa la rivista, resto compromesso. Ma sua moglie non c'entra. Da casa sua si vede solo il mare. E se qualcuno non ci crede, che me lo porta a casa? Va bene, vado solo. Beati vedovi in terra siculorum. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, don Gualtiero. Aspettate qualcuno? Il professore è andato a comprare il giornale. Ah. Arrivederci. Arrivederci. E allora? Ciao, amica, grazie a noi due, bolero, confidenze, stop. Arrivano tutte, a pacchi. Di lei, di signora, nemmeno una copia. Che facciamo adesso? Niente, la nostra missione è compiuta. Dobbiamo solo riferire. L'indagine si fa difficile, eh? È difficilissima. Ma ci saranno sicuramente degli abbonati. Avvocato? Carissimo! Peppino, che rivista è quella? Una rivista illustrata, non ne hai mai viste? No, quella Madà non arriva. Allora, che faccio, eh? Giro dentro o me la passi? Ma che giri? Ma che ti passo che c'è il segreto postale? Come la fai difficile? Non c'è nessuno, l'ufficio è chiuso, siamo soli. Insomma, Alfredo, non insistere. La corrispondenza è una cosa sacra. Non la guardo nemmeno io. Vedi che timbro automaticamente? Peppino, ti prego, non ti formalizzare. È una cosa importante per me. C'è sotto qualche cosa? C'è, c'è. E allora, a maggior ragione, non te la posso far vedere. Peppino, te lo chiedo in nome della nostra parentela. Ma lascia stare la parentela. Sono 2 anni che tu e tua moglie ci snobbate. Non ci fate una visita. Sai, Giuseppina dopo l'incidente non esce quasi mai. Lascia stare, Giuseppina. Ma tu e mia sorella potevi venirla a trovare. E vabbè, lo farò uno di questi giorni. Fai come vuoi, però io la rivista non te la faccio vedere lo stesso. Io ho una coscienza professionale, caro mio. Ma quale coscienza professionale? Oh, ma chi ti credi di essere dietro quello sportello? Ma tu non sei nessuno, Peppino! Tu sei un mettitimbri di merda! Daglie! Stia tranquillo, barone. Non c'è assolutamente bisogno che sua moglie si spogli. Sì, ma l'infermiera ha in mano il vestito di mia moglie. Ah, l'indispensabile, barone. Sì, capisco, ma la sottoveste è partita. Non c'è bisogno che si spogli nuda. Come è rimasta sua moglie ne vediamo a centinaia sulla spiaggia. D'altra parte, io sono un medico. Già, un medico. Un medico deve vedere, auscultare, palpare. Ma la palpa? Devo visitarla. Io visito sempre alla presenza della mia infermiera. Ma lo so che lei è un galantuomo e un professionista serio. Mia moglie è nelle sue mani. Qui. Sì. In mezz'ora ce la fa? Dipende. Poco più, poco meno. Lei resti qui, buono e tranquillo. Buono. Sua moglie dall'aspetto è sanissima. Sì, sì. Ed io le toglierò questa fisima che ha per la testa. Grazie, dottore, grazie. Buono. 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 Sì, buono. Buono.
La baronessa è pronta. Bene. Mio marito è rimasto di là ad aspettare. Sì. Allora prendimi, Giulio. Ora, prendimi subito. Ti deve pure pagare. Io gli ho detto, sai, quello che mi avevi suggerito. Ma non ci crede. A me vuole lo stesso. Ci dovrà credere. Perché glielo dirò io. Non voglio che ti tocchi. Non ti deve toccare. Devi essere mia. Soltanto sì, Giulio, mia. Solamente tua, Giulio. Tua, Giulio. Mi hai portato? Ce n'è un'altra. Sì, quella rossa. Gliela vado a prendere. No, non fa niente. Metto Piero, tutta. Piero, scusa, mi sposti l'ombrellone? Dai, voglio qui, prendere un po' muovere, di sole. Va bene così. Grazie. Piero, mi apri la cabina? Vieni a fare il bagno con Eccomi, me. Eccomi, contessina. Aspetto Gaetano, lo faccio con lui. Rita, è vero che la trovò tuo marito? Che cosa? Quella rivista con la lettera al prete. La donna pentita? Era meglio che non la trovava. Non mi dire che sospetta di te. Salvatore non è stato mai geloso. Mi dispiace che ha portato lo scompiglio in tante famiglie. Mio marito me ne parlò, ma per riderci sopra. Vi siete domandate chi può essere? E chi può essere? Una persona di bassa estrazione. Al contrario, perché la lettera è scritta bene. Qui tutte sappiamo scrivere bene. Adriana insegna addirittura. Eh già, gira gira la lettera l'ho scritta io. Che c'entra? Si fa così per dire. Non ti sarai mica offesa, spero. E di che? Perché faccio l'insegnante. E poi, anche un analfabeta può farsi scrivere una lettera. Com'è fredda oggi l'acqua. Sì, ma il sole scotta. Vado a mettermi un po' di crema. Vuole questa che è della mia signora? No, grazie Palmira, sono abituata con la mia. Ora abbiamo poco tempo. Eccolo. Hai in mano le riviste. A me sembra una. Non è possibile, è l'altra. Erano due, lo ricordo benissimo. Una sola. Allora l'altra se l'è tenuta mio cugino. Fosse lui il cornuto? Ah no, no, l'ha timbrata. Ah, ce l'ha nella borsa. Smista la corrispondenza strada per strada. Allora la copia in mano resta nei paraggi. Ah, eccolo, ce l'ha ancora. La barriera! Lo dicevo io che l'altra era nella borsa. Presto, Nicasio, scenda, lo segua. Sempre io? E lei è il più giovane. Ma non è una donna. Vada, vada, che le fa piacere. Quello ci guazza come l'avvocato Vaccagnino. Sfido io. Uno è scapolo, l'altro da casa sua, vede solo il mare. Già, Nicasio è scapolo. Ma non lo so se dalla casa dell'avvocato si vede solo il mare. Oh, mi scusi. Lasciasse perdere, la raccoglierò io. Ma ci mancherebbe altro. Sta così le cose. Il giallo di Madame mi pare automaticamente risolto. O è la sarta o è la parrucchiera. Mi dispiace, dottore, ma devo deluderla. La parrucchiera è anagraficamente signorina. La sarta ha festeggiato da un pezzo la menopausa e il marito è passato di lievito, quindi non è risolto nulla. Scusate, ma dalla sarta e dalla parrucchiera non ci vanno le clienti. Ecco il punto. Le clienti. E chi sono? Le donne di Madame. E in queste è compresa l'autrice della lettera, che si dimostra abile, furba, prudente. Scrive anonimamente
E poi si legge con tutta tranquillità la risposta dalla sarta o sulla poltrona della parrucchiera. Allora il cerchio si allarga. Si stringe, farmacista. Non dimentichiamo che la Giuliana e la Saraceni servono l'elite del paese. È vero, verissimo. Denunciamole queste ruffiane. Ma chi vuole denunciare, barone? 9 volte su 10 la sarta e la parrucchiera sono dei mezzi innocenti. Dei transfert necessari ma ignari. Rischiereste una controdenuncia per diffamazione. Ha ragione il giudice. Non perdiamo la testa. Bisogna continuare le indagini e mettere le mani su una di quelle riviste. Può darsi che ci sia un appendice di risposta o addirittura la conferma che le ha scritto privatamente all'indirizzo segnalato dalla peccatrice. Quindi bisogna tenere d'occhio tutte le lettere che arriveranno alla sarta o alla parrucchiera, perché è certo che si servirà di uno di quei due indirizzi. Ancora è presto per parlare di lettera. Adesso, come ha detto Solfi, dobbiamo mettere le mani sulla rivista. Esatto. Giustissimo. È la prima cosa da fare. Dato che siamo tutti d'accordo, io affiderei questo delicato incarico alle due persone che non abbiamo ancora adoperato, l'amico Solfi e il giudice Zarbo. Vi prego, non chiedetemi di rubare una pagina di un giornale. Sono un magistrato io. Mi scusi tanto, giudice. Se credete posso andare io dalla sarta, le mie sorelle si stanno facendo dei vestiti. Ah, lei ha delle sorelle? Sì, due manubili. Avvocato, lei a mia non mi fotte. Ciao, cuoca. Lele, come mai così presto? Al bar non c'era nessuno. Fra 2 minuti è pronto. Mi hai fatto le melanzane al funghetto. Con l'aglio. Allora dopo non ti posso baciare. Ah, no. E io ti bacio subito. No. Stai buono. Altrimenti non mangiamo più. E io sono cattivo e mi mangio te. Ma dimmi un po', che hai fatto con questi capelli? È l'acqua del mare. Ho messo l'altra cuffia. Ma tanto sabato vado da Giuliana. No, ci vai domani. Non puoi restare fino a sabato con questi capelli. Ti voglio sempre bella. La più bella di tutte. Se ti fa piacere ci vado anche 2 volte la settimana. No, no, una volta basta. L'importante è non sbagliare cuffia. Ti bruci, Lele? No, no, non mi brucio. Mi sono bruciato. Basta un capetto solo, Rita, vado e torno. Non dovevi fermarti un giorno di più questa volta? Sì, e chissà che battaglia devo fare per liberarmi. Ma se manco io qui si fermano le indagini, insabbiano la cosa e mettono le corna a tacere. Ancora con questa storia? Ancora, è appena cominciata. Domani partono Solfi e Nicasio. Per dove? Per un'azione di commandos. Obiettivo sarta Saraceni e parrucchiera Giuliana. Ordine, impossessarsi delle 2 copie di Lady Signora arrivate a Maddà. E questa azione è di commandos? Non la potevano fare da un giornalaio di Catania? Certo, ma tutti vogliono rinviare, ritardare, procrastinare. Gli scapoli si divertono a tirare la corda. Gli sposati hanno paura della verità. E tu? Tu non sei sposato? Felicemente sposato. Io di te mi fido. Ci metterei la mano sul fuoco. Ah, la sveglia. Alle 5. L'ora di Garcia Lorca. Alle 5 della tarde. Solo il toro ha il cuore in alto. Alle 5 della tarde. Ma chi è il toro? Maredo. Maredo. Che vuoi? Non puoi aprire? No. Non fa niente, dopo. Dopo che? Ti devo parlare. E parla. Dopo la visita al dottore disse che non avevi niente. Invece stasera al circolo, non ti allarmare, niente di grave. Mi ha detto che hai un po' di disordine all'interno, un po' di infiammazione, va. E per qualche mese, fino a nuovo ordine, bisogna lasciarti tranquilla. Anzi, si è raccomandato. Devi essere come una senza sesso. Mariadò, mi senti? Ti sento. Miritello dice che sarebbe pericoloso. Il solo pensarci sarebbe pericoloso. Altrimenti il disordine aumenta e ci vuole l'operazione. Mariadò, hai capito? Non ci devi nemmeno pensare. Io? Sei tu che ci pensi? Sì, è vero. E ti chiedo scusa. Prego. Purtroppo devi fare un sacrificio. Siccome il dottore ti vuole tenere sotto controllo, ci devi andare 1 volta alla settimana. E tu mi accompagni? No, non c'è bisogno. Tanto ormai so di che si tratta.
Se non mi accompagni non ci vado. Va bene, ti accompagno. In fondo una bambina è. Hai finito di guardarmi? E che guardo lui? Non so come si chiama, se è bello, se è giovane. Guardalo tu, ti do il permesso di guardarlo. Anzi, divertilo, siedigli sulle ginocchia. Portatelo a letto, fai come se io non ci fossi. Il guaio è che ci sei. Vorresti che ci fosse lui? C'è, non lo vedi, ma c'è. Si è messo fra noi due e non se ne va più. Ma da domani per te è finita. Non esci più. Le vacanze a scuola sono cominciate. La sarta e la parrucchiera te le puoi scordare. Il mare, finito pure quello, anche se te l'ha ordinato il medico di fare i bagni. Ti chiudo in casa, ti chiudo, perché io sono il medico, il ministro della pubblica istruzione, il presidente della Repubblica, il Papa, sono il Padre Eterno io! Mi è andato qualcosa in un occhio e Palmira mi ci stava soffiando sopra. Sì. Sì, nell'occhio. Fattici soffiare sopra. Noè, lasciami stare, lasciami in pace. E che t'ho fatto? Io la mano t'ho toccato. Sì, e così facciamo l'ottavo. Dopo ogni toccata di mano mi è nato un figlio. 7, 8, che differenza fa? Ma io mi sono stufata di stare sempre con la pancia. Una donna onesta dovrebbe stare sempre con la pancia. La donna incinta è sacra, inviolabile. Non ha grilli per la testa, non pensa né a sarte né a parrucchiere. E gli uomini la guardano con rispetto e considerazione. Lo dici tu. Perché, non è così? No. Gli uomini ci guardano subito la pancia e fanno il sorrisetto come per dire tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ti piace, eh? E poi non è vero che la donna incinta è inviolabile e non ha grilli per la testa. Anzi. Che significa anzi? Ma che medico sei? Una donna incinta senza preoccupazione si può concedere. Comunque, tua moglie sono. Puoi disporre di me come ti pare. No. Dormi. È meglio dormi. Allora buonanotte. Buonanotte.
Che fai? Con chi parli? Col signore, sto pregando. E perché stai al confessionale? Per essere la prima, sto aspettando Gualtiero. Bravo, cugino, bravo. Anche lei. Questo è un bellissimo giorno, comincia bene. Lascia il posto alla pecorella smarrita, prima confesso lui. Ma... Inginocchiati, figliuolo. Che devo dire? Tutto. S'accomodi. Grazie. Oh, sei qui, signora. Buongiorno, ragioniere. Abbia ancora un poco di pazienza. È questione di minuti. Grazie. Non si meraviglia di vedermi qui. Sono venuto per le mie sorelle. Ah, sono di là? No, una commissione. E l'avvocato? È partito per Roma. Senza dirci niente? Torna domani, però. Mi scusi, signora Vaccagnino, se l'ho fatto aspettare più del solito, ma ho avuto una mattinata. Prima la moglie del farmacista, poi la professoressa Camilleri, adesso la baronessa Favara, che non sa mai quello che vuole. La capisco. Ha ragioniere, carissimo. Dica alle sue sorelle, se è venuto per sollecitarmi, che la settimana ventura possono venire per la prova. Glielo dirò. Io intanto sono venuto per consigliarmi con lei. Prego. Concetta, la più grande, il mese venturo fa gli anni. Volevo regalarle un cappottino. Benissimo. Allora servo prima la signora Vaccagnino e dopo sono da lei. Grazie. Prego, signora, si accomodi. Arrivederla, ragioniere. Oh, sei qui, signora. Mi Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sono passato a... Con il casco non la sente. Sì, sì, ma mi ha capito. Buongiorno, signor Solti. Oh, scusi, signora, non l'avevo riconosciuta. Ti aspetto. Quale onore, il signor Solfi. Buongiorno, Giuliana. Ha visto che Maritino è venuto a prenderla? Hai visto quanto ci ho messo? Nemmeno 20 minuti. Ecco, da questo momento sono tutto per te. Sì, fino a domani. Mi avevi promesso che stavolta restavi almeno 3 giorni. Te l'ho spiegato, tesoro, una causa di eredità a Catania. Ma che stiamo fermi e parti, no? Non vedo l'ora di arrivare a casa. E che si muove più dal letto? All'aeroporto mi ci devi portare col materasso. Che cosa sei, Salvatore? Mi hai distrutta, mi sento tutta rotta. Ah, sì? Cerca di riaggiustare i pezzi perché dopo la sigaretta si ricomincia. Ma che fai, ti prepari? No. Ti ricordi della cosa che ti dovevo dire l'altra volta? Ah, già. Dimmela. Ecco, Salvatore. Tu sei libero di fare quello che vuoi. Non ti chiedo niente, tesoro. Non hai nessun obbligo verso di me. Ma che stai dicendo? Non lo so. Dovrei essere preoccupata. E invece sono felice, amore, perché aspetto un bambino. Un che? Sentito bene, un bambino. Un figlio. Un figlio mio. Fatto da me. Oh. Annalì, e tu piangi. Sapessi la gioia che mi hai dato. Sono anni che desidero un figlio e sarai tu a darmelo. Un maschio mi devi fare. Lo voglio maschio e porterai il mio nome, te lo giuro, Vaccagnino. Perché io lo adotto, lo affilio, lo riconosco, faccio tutto. Faccio tutto. Annalì.
Anna lì, fammelo sentire. Voglio vedere se si muove. Ma no, ancora è presto. E chi lo sa, mio figlio è un bambino precoce. Sta suonando. Suonano alla porta. Ah. E chi può essere? La portiera, avrà preso i giornali. Papà! 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 È cascato, papà! Ma che fai lì a terra? Mi prepara a giocare col bambino. Vieni, mammina. Ora riposati, che per oggi hai faticato abbastanza. Ed oggi bisogna andarci piano, eh? E niente fumare. Mammina. Minchia. Minchia. Avvocato! Buonasera. Partite? No, aspettavamo lei. Sua moglie ci ha detto che doveva arrivare in giornata. Che è successo? Cose grosse. Il giallo è diventato giallissimo. Dalla sarta e dalla parrucchiera le pagine di padre Lucchesini erano strappate. Ah. Beh, che possiamo fare adesso? Tutto. Lei a Roma ha comprato la rivista? No, non ci ho nemmeno pensato. Cassazione, clienti. Allora non ha letto la risposta di padre Lucchesini? Glielo sto dicendo. Beh, la leggerà ora al circolo. Per fortuna Nicasio andò a comprarla a Catania. Mi ha messo paura. Ma che fa? Prima non viene, poi appare all'improvviso. Mi scusi, ho fatto tardi in banca. L'importante è che abbiamo la lettera in tasca. Sì. Avvocato, posso leggere? Legga, legga. Un caso di coscienza, Madda. Cara signora, ho ricevuto l'indirizzo da lei indicatomi e ho già provveduto a scriverle. Non si aspetti da me miracoli o assoluzioni. Sono un povero sacerdote bisognoso in certi casi della grazia divina, quanto lei e tutti gli altri peccatori di questa terra. Post scriptum. Approfitto dell'occasione per rimediare al piccolo errore sfuggito in tipografia e che avrà meravigliato anche lei. La sua lettera infatti diceva: quando dalla mia finestra lo vedo passare in barca e non in banca, come erroneamente è stato trascritto. Per questo siete venuti a prendermi alla stazione? Eh sì, avvocato, perché bisogna rivedere le posizioni. Qui si parla di barche, non di banche. E siccome per le barche ci vuole il mare, io tengo a precisare a tutte lettere, come quelle della banca che ho sotto il balcone, che da casa mia il mare non si vede. E neanche dalla mia. Dalla mia, per quanto è bene Dio, muri si vedono, muri dappertutto. Io non tengo a precisare niente. Abito al primo piano. E da casa mia tutto il mare che vedo è lo scolo della fogna. Ho capito. Invece da casa mia, come ho sempre detto, si vede il mare. Tanto mare. Solamente il mare. Va bene così? Era questo che volevate? Io non voglio... Avvocato. Per una strana coincidenza io questa volta sto dalla sua parte. In che senso? Dalla parte del mare. Eh sì, onestamente devo ammettere che da casa mia il mare si vede. Un pezzettino, ma si vede. Anche da casa mia si dovrebbe vedere. Io ora che ci penso, dalla finestra della mia cucina si vede il mare.
Allora il mare si vede da tutte le case. Anch'io se salgo in terrazza lo vedo. E anche il barone e lo servo che abitano al primo piano. Il nostro paese è tutto sul mare. Abbiamo la lettera. È stata indirizzata alla sarta. Sì, però non vedo l'intestazione della rivista. Come facciamo a dire che è quella? Guarda il timbro. Ah già, viene da Milano. E poi la scrittura stessa. È da prete. Allora si proceda. Scusate, signori, ma io non posso trattenermi oltre. Ma proprio sul più bello? Sarà bello per lei. A me questo affare non è mai interessato. Ecco, io non so niente, non voglio sapere niente. Per me quella lettera non esiste. Buonasera, signori. Ma che gli è preso? Forse avrà paura di quello che c'è scritto nella lettera. Nicasio, le proibisco. Il giudice è una persona degna del massimo rispetto. Anzi, prima di procedere, propongo che gli scapoli lasciano questa sala. E perché? Per partecipare alle indagini vi abbiamo fatto comodo. In questo caso anche i vedovi dovrebbero lasciare la sala. Io sono pronto ad uscire. No, è inutile. Siamo stati tutti alla ribalta. E ognuno di noi ha recitato la sua parte. Ora ci resta solo di sapere a chi è toccato il ruolo del primo attore e chi sono state le comparse. Io propongo che si resti tutti qui, perché primi attori o comparse, siamo soprattutto dei gentiluomini. Signori, se questa lettera dovesse riguardare me e la mia famiglia, il mio onore, vi giuro che avrei la forza di uccidere mia moglie. Lo giuro, e voi siete testimoni. Un momento. La mia coscienza di uomo e di avvocato mi obbliga a sottolineare la gravità di quello che Solfi ha pronunciato. La lettera potrebbe non riguardare lui, ma se disgraziatamente lo riguardasse... Basta, avvocato! ...e lui mantenesse l'insano e disparato proposito, noi tutti saremmo colpevoli. Io propongo che quella maledetta lettera sia distrutta. Il nostro gioco le si è fatto pericoloso. È sadismo. Vigliaccheria. Riflettete, signori. Riflettete. Se la lettera riguardasse me, farei la stessa cosa di Solfi. Anch'io. Chiunque lo farebbe. Distrugga quella lettera, Solfi. La bruci. Però bisognerebbe bruciare anche la sarta Saraceni. Lei lo sa chi è la signora. Ed ognuno di noi, con le buone o con le cattive, potrebbe farla cantare. Che cosa bruciate dunque con quella lettera? Carta, parole e un francobollo, non certo la verità, non certo la minaccia che quel nome prima o poi venga fuori. Purtroppo è così. E leggiamola questa strafottutissima lettera. Succeda quel che deve succedere. Senza indirizzo. Che ci sarà? Leggiamo prima la lettera. Legga, Solfi, legga. Gentile signora Saraceni, non si meravigli di questa lettera a lei diretta. Si tratta di compiere un'opera buona, un atto di carità verso una persona sofferente. Della collaborazione che le chiedo e che sono certo non mi negherà, le sarò infinitamente grato e non mancherò di ricordarla nelle mie preghiere. La prego di far leggere la lettera contenuta nell'altra busta a tutte le sue clienti. Solo così la persona interessata potrà leggere la mia risposta senza esporsi alla curiosità e alla lapidazione morale cui andrebbe poco cristianamente soggetta. La saluto cordialmente, suo padre Lucchesini. Mi pare che non è successo niente. C'è ancora l'altra lettera. La legga lei. Cara signora, ho riflettuto a lungo e ho pregato il buon Dio perché mi illuminasse. La cosa migliore che lei possa fare è quella di tacere, per evitare a sua una sofferenza e un'inquietudine più cocenti delle sue. La sua pena e il suo rimorso sono il giusto castigo della sua colpa. Se il suo pentimento, come ella asserisce, è sincero, basterà nel tempo a cancellare per sempre dalla sua anima il triste e amaro ricordo di quell'attimo di debolezza. Trovi il conforto nella preghiera
e nel fermo proponimento di amare più di prima suo marito. Anche per lei, per la sua povera anima, sarà infinita la misericordia di Dio. Alzati. Che c'è? Fammi mangiare. T'ho lasciato tutto sul tavolo. Alzati. Cosa vuoi, Gaetano? Sto morendo dal sonno. Io solo con lui non ci mangio. Devi essere presente anche tu. Tu e lui, sempre davanti a me. E dimmelo chi è, disgraziata, dimmelo! Basta, Gaetano, basta. Lasciami tornare da mia madre. Lasciami andare via. Io non ti ho mai tradito, te lo giuro. Ma non ti amo più. Me ne vado. Me ne vado! Me ne vado! So tutto, Maria Do, so tutto! Mi hai tradito! No, no! Sì! No! Confessalo, sgualdrina, confessalo! No, non è vero, Carmelo, non è vero! Non m'ammazzare! Paura ti sei messa? Ci hai creduto? E come faceva a scrivere quella bella lettera a padre Lucchesini? Tu che hai appena appena la licenza della terza elementare! Uno scherzo ti feci! Oh! Che sono scherzi questi? Hai ragione. Non so come mi è venuto. Forse per quello che è successo al circolo. Io ti voglio bene, Maria Do. Sei tutto per me. Io non ti posso stare lontano. Sono pazzo di te. Ti desidero. Ti voglio. No, Carmelo, malata sono. Lo so. Ma lasciati almeno toccare. Lasciami toccare qualche cosa stasera. E tocca, Carmelo, tocca. Sì. Tesoro, bello. Nessun disturbo, professore. No, no, nessun impegno, me ne sono andato volutamente. Sì, certo, io mi sono lasciato trascinare nel gioco di Vaccagnino, credendo che si rispettassero i limiti del gioco stesso. Non potevo oppormi, certamente, né fare il paladino. Ma che sia andato a sottrarre una lettera, questo, guardi, non l'avrei mai immaginato. No, è un reato, un grave reato. Sì, sì. No, 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 guardi, non voglio saperlo. Io non devo saperlo. Buonanotte, Falpalà.
pensiero. Amore. Piero. Piero. Amore. Piero. Piero. Amore. Piero. Sì. 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 Ancora. Ancora. Sono calmo, vedi? Come un chirurgo che fa un'operazione. Ma voglio la verità. La verità, Rita. Chi è? Lo conosco. Sicuramente lo conosco. Chi è? Ma che dici, Salvatore? Che ti sei messo in testa? Le corna! Qui sulla fronte come un pecoro. Non farti ammazzare, Rita, parla, di la verità. Sono uno che capisce, sono avvocato e ne ho viste sentite di tutti i colori. Sono calmo, ti ho detto, ti faccio a pezzi, ma sono calmo. Chi è? Come si chiama? A Carnevale, al circolo. Ballasti con un tuo cugino, Marcello. Ti dissi che ti stringeva troppo. È lui. Marcello è innamorato pazzo di sua moglie. Non conta! L'amore per la moglie non conta! È lui. Ti rendi conto che mi sta insultando? E quella volta che andasti a Catania, da quella parente malata, ti chiesi se c'erano uomini e tu dicesti di no. E invece seppi che c'era un tuo nipote sottotenente. Pure bugiarda sei. È lui, vero? Tuo nipote. Non ti vergogni. Nessuna lettera scrissi. Nessun pensiero feci per altri che non fossi tu. Ma non è merito mio. E neppure forse l'amore che ti porto. È perché sono fatta così. E come sei fatta? Chi lo sa come sei fatta? Vivi 10 anni vicino a una donna. Ci mangi insieme, ci dormi insieme. Credi di sapere tutto. E un giorno all'improvviso scopri che non sai niente. Credi per esempio che sia frigida. E scopri che con un altro invece è una caldaia. Guarda, Rita, adesso sono calmo davvero. O stasera accomodiamo tutto, distruggiamo tutto. Da persone civili, da amici. Sono sicuro che la lettera al prete l'hai scritta tu. E voglio sapere quel nome. Ti giuro sul mio onore che non ci sarà cronaca nera. Discuteremo insieme, eh? Decideremo insieme, lealmente, io e te. Guarda, ti aiuto. Verità per verità. Incomincio io. Rita, ho un amante a Roma. Niente amore, ti assicuro. Soltanto sesso, la ragione c'è, tu lo sai. Ma non è tutto. È incinta, mi darà un figlio. E muoviti. Parla, urla per Dio! Ho un amante e l'ho messa incinta! Avanti, strilla, rompi qualche cosa! Eh? No, no, Rita, scusami, perdonami. Sei saggia e controllata, lo so. Però è vero. Un amante che mi darà un figlio. Verità per verità, Rita. Ho detto la mia, tu mi dici la tua. Tu capisci e perdoni me, io capisco e perdono te. Chi è? Dimmelo come si chiama quest'uomo che è riuscito a scaldarti. Come si chiama questo figlio di puttana? Dimmelo. Ti prego. Dimmelo. È bella. Chi? La tua amante. Non lo so, dimmi di lui, parliamo di lui. Lui non c'è. Non esiste. C'è lei adesso. Lei no. Il bambino? Soltanto il bambino. Il bambino non c'è, Salvatore. Ma che dici? 3 anni fa mi portasti a Roma da quel ginecologo per farmi visitare, ti ricordi? Mi disse che ero una donna normale, che avrei potuto avere quanti figli volevo. Non li ho mai avuti perché sei tu che non puoi averli. Rita. Lo pregai di non dirti niente, di dare la colpa a me per non farti soffrire. Per non umiliarti. Non è vero. Sei tu che non puoi avere figli. Vai a Roma. Torna da quel medico per informarti. Rita, t'ammazzo. Ammazzami.
Ma quel bambino non è tuo. Non sono stata io a tradirti. Rita, t'ammazzo! Rita, t'ammazzo! T'ammazzo! Non piangere, Salvatore. Stai calmo. Non piangere, figlio. Perché non accompagna in chiesa sua mogliere? E perché non ci va d'accordo? Tu sua mogliere? No, ca chiesa. Libero pensatore. Ah. Prego, 2 granite di caffè e presto. E anche 2 brioche, per favore. Sì, signore. Il solito aperitivo, geometra? Sì, il solito. 2 cinzano soda. E Adriana? È andata a Catania dalla madre. Sta poco bene. Ah. Vorrei andare dal medico. Da un po' di tempo dei dolori alle gambe. Che può essere? Non è niente, mia cara. Sono gli anni che passano. Dottore? Sì? Domani gliela porto. Che cosa? Mia moglie. Ah, già, è la giornata. Che è? Non stai bene? Sì, cose di donne. Ah. E le brioche? Ce le porto subito. Dopo la Santa Comunione mi viene una fame. L'ostia santa mi svuota completamente. E ti riempie con 2 santissime brioche. Bella, dipinta a mano. Sì, è un regalo di mio marito. L'ha portata da Roma. Tutti qua sono, come se non fosse successo niente. La faccia. Devono salvare la faccia. La testa però è quando se la salvano. Ciao Lele, ciao Sandrino. Ciao Nunzio, ci vediamo, eh? Perché non hai risposto a Nunzio, ti ha salutato? Non l'ho visto, non l'ho sentito. L'hai sentito benissimo, ti sei voltata apposta. Puoi farlo sapere a tutti quanti, per forza? Che cosa? Di te e di Nunzio. Che bisogno avevi di scrivere a quel prete? Tu lo sai. L'ho sempre saputo. Tu lo sapevi! Tu lo sapevi e non dicevi niente! Cornuto! 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 Ma che ti prego? Lo sapevi! Che cos'hai? Per l'amor di Dio, dimmi che cos'hai! Lo sapevi! Lo sapevi! Cornuto! Sandra! Che è successo a sua moglie? I suoi nervi, aveva i nervi a pezzi da tempo! Sono crollati! Fa scalzone vigliacco! Si calmi! Marabutto! Presto, una macchina! Ci penso io, dottore! Povera Sandra, me lo sarei dovuto aspettare da parecchio tempo. Dovevo aspettarmelo. Per 2 milioni! Per delle arance! Io impazzivo e lui stava zitto! Lo sapevo e stava zitto! Io soffrivo e stava zitto! Vigliacco! Mascalzone! Si calmi. Io soffrivo e stava zitto! Io impazzivo e stava zitto! Si calmi! Calma! È impazzito! Povera Sandra, è impazzita. Lasciatemi, lasciatemi. Dove mi volete portare? No, lasciatemi, no, no, lasciatemi.